come ti permetti a rovinarmi la facciata? Tu mi hai rovinato la facciata. Andiamo a vedere. Senti, ma come ti permette? Tu non lo puoi fare a casa tua? Ma quale casa tua? Tu lo puoi fare a casa tua? Non voglio parlare così con te. O parliamo intelligentemente, da scannarsi io non ce l'ho. Quindi non sai che progetto c'è dietro, non sai niente. Dopo ma a me non mi interessa. E a te non ti interessa niente, vedi solo suonato. Noi ci sbattiamo per la via, stanno chiudendo tutti, stiamo caratterizzando la via. Tu non sai niente delle del progetto, della carità, non sai proprio niente. Guardi solo il tuo nasino. Ma tu metti, fa le cose scritte che ti piace a te. Ma che c'è? A posto non piace adesso a me. Ma poi stiamo pulendo la via, stiamo cercando di dare spazio. Ma a me non me ne frega niente, la mia facciata la te la curo io, non tu. Ognuno suo naso, non te ne frega niente. Io la devo curare io, non tu. Ma appunto, tu ti interessa. Io ho il contratto con l'AMS, ogni anno paghiamo per pulire. Allora tu perché mi viene a Allora, senti una cosa, il tuo te lo tieni. Falla a casa tua, tieni pulita a casa tua, perché c'è il mio male che c'è un po' più aperta di te, che tu vedi solo qua. Meno male che si collega la gente, tu non sei niente. Cosa ti deve collegare? Vedi, non vuole sapere niente di quello che vedi, non te ne frega. Perché lo fai tu? Ma che c'entro io? Magari ci fosse qualcun altro che si fa culo. Ma io delego volentieri la fatica, i soldi che devo fare. Ma chi te lo dice? Ti ha obbligato qualcuno. Il problema è che la gente fa solo ciò che è obbligata e non fa mai qualcosa per scelta di buona. E quello è il punto dell'Italia. Va bene, dai, che dobbiamo dire? Ne parliamo dopo. Tipo Castellino. Ma è meglio quello sgarbio lì, è meglio. Ma chi è che ha fatto quello sgarbio? Qualcuno di notte, qualche. Non i writer che sono intelligenti. Ma no, stamattina non c'era. Stamattina. No, c'era. E noi l'abbiamo coperto di bianco perché c'era. Non c'era perché l'abbiamo coperto noi di bianco. Ma sembra che la gente, no? San Francesco Giano dei Santi, ma fa male a qualcuno, è gratis, ci facciamo un mazzo tanto piuttosto che lo sgorbio, ma cos'è? C'è qualcuno che non vuole la comunicazione. San Francesco era un grande, ha rinunciato al potere, cioè uno bravo, quando uno è bravo, non importa l'appartenenza, bisogna riconoscere la qualità in ogni persona. Cioè non si può, tutto sto lavoro buttato via perché non c'è un'altra. Scende, è quasi notte ormai. Dai, restiamo ancora insieme un po', meno buio sarà. La parola del Signore è come luce in mezzo a noi, ci rischiara e ci unisce a Lui. Sentire che la Chiesa
aspettando nella notte.